Grazie Presidente. Forse mi ripeterò come hanno già fatto in altri colleghi di questa maggioranza nell'esprimere l'apprezzamento che questa amministrazione ha fatto, sta facendo e continua a fare in maniera continuativa sulla riorganizzazione della spesa di questa amministrazione. Però mi voglio distinguere per offrire uno spunto di riflessione, perché sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto e quindi a vedere sempre spunti di miglioramento in ciò che si fa. E con questo ordine del giorno intendiamo fare proprio questo, cioè intendiamo cristallizzare in qualche modo la nostra volontà politica di migliorare ulteriormente la pianificazione della spesa, questa volta tenendo anche in considerazione l'enorme lavoro che sta arrivando a Dama sul piano delle politiche sociali. E mi spiego meglio e molto brevemente rispetto al lavoro che si è fatto nel corso di questi due anni per quanto riguarda l'elaborazione dei piani sociali municipali e cittadini, che in molti municipi sono arrivati in approvazione, in altri lo saranno a breve, anche quello cittadino auspichiamo che possa avvenire nel più breve tempo possibile. Pertanto indichiamo come volontà politica quella di tenere nelle debite considerazioni, nelle programmazioni delle spese a venire, delle azioni che verranno individuate in questi documenti, in questi atti che sono espressione non solo di una maggioranza politica ma anche di interi territori. Spunti ed azioni che sicuramente avranno la possibilità di migliorare ulteriormente quanto Roma Capitale già fa in materia di politiche sociali. Grazie.